Silvio Berlusconi è stato condannato, è la prima condanna dopo 14 anni. Le parole del giudice Davos sono state molto pesanti nei confronti dell'ex premier. Davos ha parlato di scientifica e di sistematica evasione e nel concludere ha parlato di un trattamento sanzionatorio commisurato alla capacità di deviazione di un sistema fraudolento che ha consentito di creare un sistema illecito ai danni dello Stato di Mediaset, un sistema di concorrenza sleale. Quello che ha detto il giudice, leggendo le motivazioni della sentenza, è che Silvio Berlusconi ha creato questo sistema anche dopo la sua discesa in campo. Ha gestito, era l'unico gestore di questo sistema di evasione fiscale, di questo sistema fraudolento, che ha continuato a, diciamo, a gestire direttamente con i suoi intermediari americani, stranieri, anche inoltre. Per Berlusconi, secondo il giudice, sono palesemente riconducibili a Berlusconi tutte le società offshore, e questo il giudice si richiama anche alla sentenza di lui. Ecco, ora siamo a un primo grado. Venisse confermata la condanna anche in secondo grado, eventualmente in Cassazione, cosa accadrebbe? Berlusconi dovrebbe andare in prigione? No, tre di questi anni sono già condonati. Allora esiste l'indulto per tre di questi quattro anni, però comunque ci vorranno gli altri, anche il grado della Cassazione, quindi bisogna capire come va a finire in Cassazione, quindi è ancora prematuro per fare previsioni da questo punto di vista. È stata una sentenza a sorpresa oppure no? Un po' sì, bisogna dire che un po' la previsione generale era quella di una soluzione, visto che comunque per processi analoghi, anche se i contenuti erano un po' diversi, Berlusconi è stato prosciolto, assolto o comunque prescritto. In questo caso si è riusciti, forse i giudici hanno fatto, i magistrati hanno fatto una corsa contro il tempo per evitare la prescrizione e quindi si è arrivati alla condanna. Una condanna che è superiore anche alle richieste stesse di PM, che avevamo chiesto 3 anni e 8 mesi. Può aver giocato anche l'entità dell'evasione, della frode? Sicuramente anche questa cifra, che è abbastanza anche consistente, di 14 milioni di euro, insomma, potrebbe essere una delle cose, ma forse quello che è pensato veramente è la relazione della KPMG, che in qualche modo ha inchiodato Mediaset e Berlusconi, responsabilità delle discussioni. Già i PM durante la requisitoria avevano detto che metà della sentenza era già stata scritta nelle consulenze delle accuse redatte dalla KPMG nel 2005-2006, e hanno accertato una catena di vendite artificiose tra il 94 e il 98 che hanno creato tutti questi costi fittizi a carico di Mediaset, che erano quantificati per un valore di 368 milioni di dollari.